Eccoci qua. Speriamo di essere inquadrato bene, ma fa lo stesso, ok. Allora, di cosa volevo parlarvi? È un po' di tempo che non sono più in internet perché avevo delle cose da fare e non potevo seguire e concentrarmi su alcuni aspetti. Comunque ho continuato la mia analisi poi della realtà e in una delle mie, diciamo, meditazioni, diciamo così, sono arrivato alla conclusione che la storia del karma, il karma, c'è qualcosa che non funziona, soprattutto su quella, credo di sì, su quella buddista, ma anche su quella degli spiritualisti. Io stesso, io credo nel karma, credo che dall'aldilà, insomma, si venga qui a vivere. Già, ma come si spiega sta storia? Allora io mi sono messo lì e ho incominciato ad usare la matematica per scoprire come cavolo è possibile che possa accadere una cosa del genere. Allora, quanti siamo adesso? 7 miliardi, siamo nel 2017. Prendiamo questi 7 miliardi di persone. Loro, senz'altro, alle spalle avranno le loro incarnazioni. E quante? Beh, di solito si dice, ma facciamo finta di partire dall'uno per arrivare fino a 1000, che ipotizziamo quante debbano essere più o meno le incarnazioni per poter concludere il viaggio e per raggiungere finalmente l'illuminazione e passare a vivere nei piani non più di tipo materiale, perché l'esperienza nella materia è finita. E non è finita quando uno semplicemente attraverso delle tecniche scopre la verità. E scopri la verità, non devi pensare che sapere la verità basti a conoscerla, la verità. La verità la devi conoscere vivendola dall'interno. Quindi è probabile che noi ci faremo 1000 incarnazioni e ad ogni incarnazione equivale anche un livello di coscienza, quindi. Un livello di coscienza, perché la prima volta che noi prendiamo coscienza siamo zero, è la prima volta. Non so poi se si nasce dentro una pietra, un insetto, quelle sono tutte bazzecole, tutte perdite di tempo. Non importa, l'importante è il cammino, si parte da zero per arrivare a 1000. E a un certo punto si arriva, dopo chissà quante incarnazioni, si arriva alla coscienza, finalmente l'essere a coscienza di esistere, di essere qualcosa. Di lì si inizia l'evoluzione cosciente. Quante incarnazioni per arrivare là? A che punto siamo? Quale numero c'è prima di arrivare alla coscienza? Ma non ha importanza, facciamo finta che non esistano. Partiamo dal momento in cui l'essere umano ha avuto coscienza e di lì l'anima ha incominciato ad evolvere. E sulla Terra, di quanti livelli si sarà evoluta quest'anima? Quanta coscienza avrà preso di sé quest'anima? Quale contatto ci sarà? Poi quest'anima che cos'è? È la scintilla divina che deve riempirsi di emozioni per accrescere questa scintilla divina e farla diventare qualcosa, quella famosa energia. Quindi c'è l'evoluzione dell'anima all'interno di un corpo. E va bene, ma teniamo conto che noi possiamo arrivare al massimo a pensare della
della coscienza che sia nata nell'uomo, possiamo andare indietro di 1 milione di anni, toh. Ma allora erano pochi, non è che erano tanti. E l'evoluzione sarà stata quella, piano, 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 e arriviamo adesso. Ma tutte queste incarnazioni, questi 7 miliardi di persone, le hanno fatte sulla Terra? È impossibile. Perché questi 7 miliardi di persone che ci sono adesso, dal livello in cui siamo, se noi ipotizziamo dall'età della coscienza all'età della civiltà, è passato 1 milione di anni. È incredibile, un sacco di tempo per arrivare semplicemente lì. Adesso noi siamo 7 miliardi. Non è possibile che noi abbiamo fatto tutte le esperienze necessarie alla nostra evoluzione sul pianeta Terra. Non c'erano 7 miliardi di persone in quel momento. In qualunque momento non c'erano 7 miliardi di persone, ce n'erano di meno. Bene, allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci incarniamo, sì, noi ci facciamo tutte le incarnazioni, quelle 1.000 incarnazioni le facciamo sulla Terra, per esempio. La Terra è il livello materiale, quello proprio il primo, ma sulla Terra sono esistiti, esistono gli Illuminati e sono quelli che hanno avuto la fortuna di fare alcune esperienze che gli hanno dato la certezza dell'esistenza, dell'eternità, con tutte le varie cose. Avere fede è una storia, esserne sicuri è tutta un'altra storia. Comunque sulla Terra, nell'anno 2017, ci sono degli Illuminati, quindi vuol dire che si sono fatti 1.000 incarnazioni. Si sono fatte tutte le incarnazioni necessarie per arrivare ad essere evoluto, mizzica. E quando è che hai iniziato quello lì? Per essere illuminato adesso deve aver iniziato da zero. Zero. E che cos'è lo zero dell'evoluzione? Quel momento in cui uno di quegli scimpanzé, o chi per esso, Homo sapiens o l'uomo che è, ha preso coscienza, mizzica. Allora io da 1 milione di anni fa ad ora io ho fatto le mie esperienze obbligatorie sulla Terra, non c'entra il tempo da un'altra parte. Quindi io mi sono fatto 1.000 esperienze. Ma dico, non è possibile tutto questo. E gli altri? Tutti gli altri, quando è che hanno potuto fare i cavernicoli come me e prendere coscienza 1 milione di anni fa? Man mano che nascevano. È impossibile, è impossibile. Noi abbiamo fatto altre esperienze su altri pianeti oppure in altre dimensioni parallele, dove più o meno le cose stanno in questo modo. Quindi la reincarnazione spiritualista non funziona, quella buddista non funziona, per cosa? Per i numeri, si tratta di numeri. Noi non dobbiamo pensare che un essere possa svolgere tutta la sua ricerca materiale sul pianeta Terra, per forza, per forza. Non è detto che segua un unico pianeta, magari c'è qualcuno che per sfizio segue il pianeta, tanto può fare altre cose, segue il pianeta, ma non tutti possono seguire il pianeta. Perché adesso, per esempio, non c'è più la possibilità. Gli esseri spirituali che si incarnano sulla Terra sono per forza, non sono più
al primo livello, perché sulla Terra ci sono altre condizioni, non potrà mai capire cosa vuol dire andare a caccia. Uno che nasce la prima volta qui, che vive la caccia, la pesca, è uno degli istinti che l'essere umano maschio ha dentro. È un cacciatore, non c'è niente da fare, è un cacciatore, è un felino, è un lupo più che un felino. E quindi è impossibile che la Terra sia l'unico pianeta dove si può percorrere la strada evolutiva passando come primo elemento attraverso la materia. Il piano materiale, questo è il piano materiale, e pianeti come la Terra ce ne deve essere a iosa, ma non solo, addirittura anche come livello evolutivo, le leggi della natura sono così pazzescamente perfette che alla fine, comunque, produrranno sempre su ogni pianeta più o meno l'habitat, la struttura fisica, le strade, i palazzi, le città, le navi, gli aerei, tutto assomiglierà molto al pianeta Terra, perché è logico, si passa da un punto ad un altro, da un punto ad un altro. Non si può, nel Medioevo non potevano scoprire la bomba atomica, chiaro? E nel Medioevo erano già in grado di avere la polvere da sparo e così via. Quindi un pianeta più o meno, quando arriva l'intelligenza, ha un determinato tempo, ha un determinato tempo per poter raggiungere il massimo dei massimi. Ora, restando in tema, gli scienziati dicono che il nostro livello evolutivo è incomprensibile, cioè non è possibile che una struttura fisica, una mente e un cervello possano raggiungere questo sviluppo straordinario che abbiamo fatto, e per loro a livello scientifico c'è qualcosa che non quadra. Beh, certo, basta che arrivi la coscienza, e la coscienza è quella dell'anima, della scintilla divina, non della coscienza che possono avere gli animali, quell'altra coscienza, la scintilla divina, la coscienza divina che finalmente prende possesso del corpo, della mente e dello spirito per quanto gli è concesso dalle stesse leggi. Grazie, a risentirci.